Ciao, e continuiamo quindi i nostri passi, le nostre letture dai testi che ha scritto Edward Bach. E abbiamo visto, siamo tra il 1934, cioè entriamo nel 1935, e ormai Edward ha già scoperto anche, sta ormai terminando di scoprire e gli ultimi dell'ultima serie dei fiori 19 che diventeranno quindi 38. E mentre si accinge quindi a completare la gamma, no, di questi fiori, inizia a scrivere tante lettere che poi comunque abbiamo detto che stava già scrivendo, aveva già da un po' di tempo che aveva scritto tutti i suoi libricini, così. E si trovano adesso delle lettere, alcune incomplete, dove lui presenta questi ultimi fiori, dove parla con i colleghi, ecco, e vi ho detto che aveva scritto delle storielline. E oggi vi voglio leggere la storia dell'albero Oak, e poi seguiranno altre lettere dove invece presenta alcuni fiori in un modo, insomma, non dettagliato, no? Però è anche vero che se noi osserviamo bene nei suoi scritti, in quelle semplici righe in cui lui descrive un fiore, ecco lì è raccolto tutto. Dopo è chiaro che nel tempo, negli anni, il lavoro di diffusione dei suoi fiori, portato avanti dai suoi colleghi e da tutti quelli che poi diventeranno messaggeri, no? Di questo lavoro, non voglio dire scoperta, di questa percezione che ha avuto Bach, di questa intuizione, di questa connessione grande con la natura, di questo amore proprio per la fratellanza. Lui ci ricorda di restare semplici, di restare semplici, di essere umili e di avere compassione, cioè l'empatia. Sono le tre qualità che rimanda al suo lavoro, che rimanda forse all'approccio che tutti quanti noi terapeuti dovremmo avere, no? Verso questi fiori, verso le persone alle quali noi pensiamo di poter dare un aiuto, considerando che chiunque di noi abbia scelto questo lavoro è perché in prima linea ha dovuto aiutare se stesso. Chi ha scelto il lavoro di terapeuta è perché prima di tutto aveva bisogno lui di guarire e lo sta ancora facendo durante questo lavoro perché c'è sempre comunque uno scambio. E quindi di restare semplici anche nell'osservazione di questi fiori, di restare umili verso queste piante perché hanno tanto da insegnare continuamente. E quindi magari oggi posso leggervi Oak, uno può andare a vedere su tutti i testi, sul mio sito, che cosa significa Oak, come si può usare, ok. Ma non fermiamoci lì, non fermiamoci lì, perché magari tra una settimana, 10 giorni, un anno, 10 anni, magari andremo a rileggere Oak e scopriremo un'altra vibrazione che prima non avevamo intuito. E magari la frase è sempre la stessa che andiamo a leggere, ma perché risuona in una necessità della nostra anima di essere messa in luce. Quindi è nella semplicità e nell'umiltà dell'approccio verso questi fiori, questi rimedi, che troveremo sempre più maggiori risposte, risonanze e il fascino della scoperta, no? La sorpresa dell'accorgersi e la meraviglia dunque, no? Della vita che è intrinseca nella vibrazione di questi fiori. Bene. E inizio a leggere quindi la storia dell'albero Oak che viene scritta nel 1934. Un giorno, e non molto tempo fa, un uomo stava appoggiato a un albero di quercia in un vecchio parco del Surrey e sentì ciò che l'albero di quercia pensava. Ora questo fatto suona molto strano, ma gli alberi pensano davvero, sapete, e alcune persone possono comprendere ciò che essi pensano. Questo vecchio albero di quercia, ed era un vecchissimo albero di quercia, diceva a se stesso: come invidio quelle mucche nella prateria.
che possono vagabondare per il campo e invece io sto qui. E ogni cosa attorno è così bella, così meravigliosa, la luce del sole, le brezze, la pioggia, ma io sono sempre radicato in questo luogo. E negli anni seguenti l'uomo scoprì che nei fiori dell'albero della quercia c'era una grande forza, la forza di guarire un gran numero di persone malate. E così raccolse i fiori degli alberi di quercia, li trasformò in medicinali e tantissime persone furono guarite e stettero di nuovo bene. Qualche tempo dopo, in un pomeriggio caldo d'estate, l'uomo stava sdraiato sul limitare di un campo di grano, quasi del tutto assopito, e sentì un albero che pensava, perché alcune persone possono ascoltare gli alberi che pensano. L'albero parlava a se stesso in un modo molto calmo e diceva: «Non mi importa più di essere radicato in questo luogo e non mi importa più di invidiare le mucche che possono vagabondare nelle praterie, poiché io posso andare in tutte le quattro parti del mondo per guarire le persone che sono malate». E l'uomo guardò su e scoprì che era un albero di quercia che pensava. Ecco, questa è una piccola storiella che Bach scrive presentando i suoi primi quattro, poi diventano sette, aiuti. Poi abbiamo detto che scopre altri 19 fiori, che saranno fiori evolutivi, fiori spiritualizzati, fiori che si approcceranno in un'altra vibrazione, no? Là dove noi magari ci percepiamo, come ci percepiamo nel mondo, come ci percepiamo verso noi stessi, quindi i nostri filtri. E a questo proposito, nel 1° gennaio del 1935, si trova uno scritto sull'albero walnut, la noce, e scrive Bach, sta presentando questo rimedio, no? E scrive: questo rimedio walnut è il rimedio degli stati di sviluppo, la dentizione, la pubertà, le trasformazioni della vita. Vale anche per le decisioni importanti prese durante la vita, come per esempio cambiare religione, lavoro, paese. È il rimedio per un grande mutamento per coloro che hanno deciso di intraprendere un importante passo avanti nella vita. La decisione di andare avanti, di rompere le vecchie convenzioni, di abbandonare gli antichi limiti e restrizioni, cominciando una vita nuova e migliore, spesso porta con sé dolore fisico dovuto a sottili ripianti, all'afflizione del cuore per lo spezzarsi di antichi legami, associazioni e pensieri. Questo rimedio, che il mutamento sia di natura fisica o mentale, placherà e aiuterà, sotto certe condizioni, a eliminare le reazioni fisiche. È il rimedio che ci aiuta ad attraversare tutti questi stati senza rimpianti, ricordi del passato o timori per il futuro, e che quindi ci protegge dalla sofferenza fisica e mentale, che spesso è associata a eventi del genere. Indubbiamente un grande antidoto contro gli incantesimi, sia per quelle cose del passato che vengono comunemente chiamate eredità, sia per le circostanze presenti. Ecco, poi magari se volete saperne di più potete andare ad ascoltare il messaggio audio che ho fatto in merito a Walnut nella rubrica Vicini a distanza, oppure andare a leggere sul sito nella categoria dei filtri, fiori che sono i filtri, fiori evolutivi, andare a leggere un po' di Walnut. Quando parla contro gli incantesimi, che sono le cose del passato, quindi i retaggi che noi possiamo avere ricevuto e che magari non ci accorgiamo, oppure il fatto di non restare influenzabili dalle circostanze del presente o del vociferare presente. Ecco, proseguendo, arriviamo al 1° luglio. Una lettera scritta ai colleghi nel 1935 del 1° luglio, e dove inizia a presentare questi fiori, questa ultima categoria, e scrive: cari amici, la prescrizione di questi nuovi rimedi sarà molto più semplice di quanto è apparsa a prima vista, perché ciascuno di loro corrisponde a uno dei 12 guaritori o dei 7 aiuti. Per esempio, supponendo che un caso sia certamente clematis e che questo funzioni abbastanza bene, ma non rappresenti una cura completa, somministrare il nuovo rimedio corrispondente agevolerà ulteriormente la guarigione.
Allegata vi è una lista di quelli già sviluppati, il resto lo riceveremo a tempo debito. Lui sta iniziando qui a ricevere appunto le intuizioni su questi ultimi 19 fiori, no? E quindi dice, ok, questi ci possono dare una mano, se con l'utilizzo solo dei 12 guaritori degli aiuti non riusciamo a far star meglio la persona. E quando parla e scrive qui, vi è allegata una lista, però il resto lo riceveremo a tempo debito, si tratta esattamente di quando lui riceve poi dall'intuizione, dall'universo, che gli manda l'intuizione degli altri fiori. Non c'è dubbio che questi nuovi rimedi agiscono su un piano diverso da quello vecchio. Sono più spiritualizzati e ci aiutano a sviluppare in tutti noi quel grande sé interiore che ha il potere di vincere tutte le paure, le difficoltà, le preoccupazioni e le malattie. Potremmo conoscere di più riguardo questa differenza in seguito. Per ora basti dire questo, che in tutti noi, mentre esistono paure terrene ben precise che conosciamo benissimo, ne esistono anche di vaghe e indefinibili che spaventano di più di quelle materiali. E non c'è dubbio che in tutti coloro tra noi che si sforzano di fare un po' di bene nel nostro viaggio su questa terra, quelle paure indefinibili siano le più diffuse. Firmato Edward Bach. Quindi la percezione di sé. La percezione di sé è nel mondo, queste paure, no? E proseguendo, siamo nel 1 luglio, arriviamo al 18 luglio del 1935 e prosegue scrivendo: in vita esistono due tipi di dolore, il dolore fisico e quello psicologico. Dei due, quello psicologico è il più penoso. Esistono persone che attraversano la vita senza sperimentare né l'uno né l'altro dolore, come il fabbro ferraio di Norfolk, che aveva un'alluce che si stava torcendo e lo intralciava, per cui una mattina, nel mezzo del lavoro, circondato dagli altri, si levò lo stivale, prese martello e scalpello, si tagliò l'alluce, vi appoggiò un pezzo di ferro arroventato per arrestare l'emorragia, si rimise lo stivale e ricominciò a lavorare. Lo stesso genere di cose avviene nelle zone settentrionali dell'Inghilterra. Là non hanno bisogno di nulla per alleviare il dolore dell'estrazione di un dente. Al contrario, ti dicono con calma quali denti vanno estratti uno per uno. Questo tipo di persone naturalmente non ci riguarda. Passiamo quindi a coloro che soffrono fisicamente. Vi sono molte persone che hanno forti dolori fisici, ma poco o nessun dolore psicologico o ansia. Per loro, soprattutto, sono i 12 guaritori e i 7 aiuti. Adesso passiamo alla terza classe, coloro che, se possibile, hanno bisogno del nostro aiuto ancora di più delle persone con dolori fisici. Coloro che in vita forse non sono stati ammalati nemmeno per un giorno, ma hanno sofferto l'inimmaginabile a causa del dolore, dell'ansia e puntini puntini, perché resta incompleto. E quindi qua che cosa percepiamo? Che in questi 19 fiori, gli ultimi a categoria che lui scopre, sono esattamente quei filtri attraverso i quali la persona si percepisce, che è il motore di tutte le ansie, di tutti i disagi che possono poi riversarsi nel nostro vissuto psico-emotivo. E volevo concludere oggi con l'ultima lettura di una lettera che lui scrive a un benefattore, ed eccola, perché è molto dolce, no? Dice: caro amico, non possiamo ringraziarla abbastanza per la sua generosissima offerta al lavoro. Era rarissimo che noi si riceva un contributo tanto generoso. E voglio ricordare che mentre lui fa tutta questa ricerca e vive nel Vermont, vive comunque in una situazione di precarietà economica, no? Però gli arriva sempre ciò di cui ha bisogno. Il suo aiuto è equivalente di 60 doti mandate al più povero, e possa lei, da ognuno di coloro che riceve una dose, ricevere una grande benedizione. Lei ci ha mandato un sostegno in un momento di grande ristrettezze, e nessuna parola può esprimere la nostra gratitudine per il suo incoraggiamento in un momento difficile. Possano i gentili ringraziamenti nostri e di coloro che hanno ricevuto beneficio venire tutti insieme in suo aiuto, da parte della nostra piccola banda di lavoratori. Ecco,
Ecco, volevo leggervi questo pezzo perché mostra anche questa gratitudine, questa sensibilità estrema di questo uomo, no? E niente, spero che vi siano piaciute queste lettere e ci vediamo la prossima settimana con le prossime letture. Un bacio e buona settimana.